Allora, ritornando un po' a questo discorso, voi avete delle, perché è proprio interessante capire questo, degli incontri, ci sono stati degli incontri ufficiali con il governo, quindi delle possibilità di dialogo, di apertura su certi versanti, perché i temi che voi affrontate coinvolgono veramente milioni di persone, sono Certo. trasversali e poi giusto per non guardare il qui e il presente, tante persone che poi andranno in pensione o che diventeranno anziane, bisogna provvedere ora. Per il loro domani, quindi diciamo che il vostro ruolo è un po' Sì, cardine. no, diciamo che lunedì si sono incontrati CGIL, CISL e UIL con il governo, A ma è stato livello un inizio, unitario. insomma, no, di confronto. Invece, come sindacato dei pensionati, ancora non vediamo niente all'orizzonte. Nonostante abbiamo Le vostre presentato le richieste, sì. nostre piattaforme, insomma, Ma c'è un auspicio, un qualcosa? sì, allora, quello che noi chiediamo e per cui anche abbiamo in piedi una mobilitazione per il 16 di novembre a Roma, una manifestazione, è intanto sul fronte della non autosufficienza. Questo è un problema Allora, chiedo, gravissimo nel chiedo un nostro paese. attimo di mettere delle Sì, slide che sì. abbiamo, proprio per far vedere bene i vari punti, così li guardiamo anche insieme della regia se ce le mettono in onda, che così le possiamo commentare, perché questo è un progetto che avete in atto da tanto Sì, tempo, su cui anche guarda, non sappiamo neanche più da quanti anni. secoli. Anche qua siamo il paese che non ha ancora una legge Eccolo qua. nazionale sulla non autosufficienza. Ci sono interventi regionali, ogni regione Al fa a modo suo. suo, però una legge nazionale che tuteli la persona non autosufficiente e la sua famiglia, perché poi È quella. viene coinvolta tutta la famiglia, non c'è. E partirà in questi giorni proprio una campagna di raccolta firme perché pensiamo sia importante, insomma, far sentire la nostra voce e quindi chiediamo veramente il sostegno Quindi una a firma per gli tutti. anziani, una firma per il paese, per un diritto di cittadinanza, a Sì. sostegno di una legge sulla non autosufficienza. 3 milioni di persone non autosufficienti, la maggior parte delle quali anziane, numeri da Sì, brivido. pensa, insomma, 3 milioni di persone. E per le quali non ci sono servizi adeguati, anche servizi pubblici, non so, l'assistenza domiciliare, l'assistenza domiciliare integrata, non è certamente a tempo pieno, anzi è molto limitata proprio perché tutta la partita sociosanitaria è in grosse difficoltà. Leggiamo i Non vari punti così li possiamo viene. spiegare che stanno vedendo anche i nostri Sì. Sì. telespettatori. Il primo dice un aumento adeguato delle risorse, quindi degli Appunto. stanziamenti che si spera A che. livello nazionale c'è attualmente un fondo che è circa 500 milioni di euro, nel Veneto ne arrivano circa 40 milioni di questo fondo. Teniamo conto che nel Veneto abbiamo 200.000 anziani non autosufficienti, quindi stiamo parlando di cifre. Carico di se stessi e delle Ecco, famiglie, quindi. infatti. Con 50 milioni, dopo è vero che il Veneto, la regione Veneto, da anni ha un proprio fondo che implementa quindi quei 50 milioni circa che arrivano a livello nazionale, ma sicuramente non sono sufficienti perché sappiamo benissimo che in casa di riposo, le case di riposo costano tantissimo, Mamma non mia. tutti hanno il contributo regionale, le badanti costano un po' meno, ma costano comunque. Assistenza domiciliare poca, quindi abbiamo grande problema di risorse. E questo è fondamentale. La contestualità tra il riconoscimento dello stato di non autosufficienza, frutto di una valutazione multidisciplinare sulla base di criteri riconosciuti uniformi, la presa in carico e la definizione del piano individuale assistenziale, il cosiddetto PAI. Eh sì. Questo è un parto, Come? questa è una specie, è una cosa No, molto per dirla molto in complessa. maniera semplice, significa che nell'attimo in cui io vengo dichiarato non autosufficiente, dovrei Che non è essere, facile, che ecco, già è vabbè. complicata quella cosa là, Esatto. nell'attimo in cui vengo certificato come non autosufficiente, dovrebbe esserci contestualmente, lo stesso momento, anche la presa in carico di Gino Ferraresso da parte delle strutture, quindi. Non è che
Cioè riconosco fine che ti riconosco e arrangiati, basta, arrangiati, no? Quindi ci dovrebbero essere delle figure che poi ci sono i punti successivi che prendono in carico, viene chiamato così, la persona, quindi la segue al di là dei familiari, sto intendendo. Certo. La garanzia del responsabile della gestione del piano individuale, referente unico dei servizi sanitari e sociali nei confronti della persona interessata del caregiver. La garanzia del responsabile. Cioè quindi... Sì, nel senso che c'è una figura, è prevista, ma è prevista anche nel nostro piano sociosanitario regionale, cosiddetto case manager, no? Che è quello che è appunto di Gino Ferraresso, lui ha in mano tutta la documentazione, no? La certificazione di non autosufficienza. E prende delle decisioni. Si prende in carico la persona, la indirizza ai vari specialisti, viene visto, viene previsto questo piano di assistenza, quindi quante ore gli mando l'operatore sociosanitario a casa per fare il bagno assistito, per fare prelievi se c'è bisogno, no? Per, esiste, e soprattutto per dare un supporto. Esiste nella carta. La carta, no, perché adesso magari ci chiamano esiste, telespettatori. Esiste sulla carta e queste cose poi effort. Dopo in definitiva lo fanno i familiari oppure una badante. Assolutamente se sì. Le famiglie hanno i soldi per pagarla. Poi questo... attuare e rafforzare l'integrazione tra politiche sociali, sociosanitarie e sanitarie, sarebbe un'altra cosa interessante, anche questo. Definizione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali intesi come diritti universali riconosciuti dei LEA, insomma. Sì, i LEA sono quelli sanitari e questi sono quelli sociali, perché c'è sempre bisogno di una stretta integrazione tra sanitario e sociale. Soprattutto per gli anziani. Perché c'è un tema sanitario, quindi di cure, e c'è un tema sociale che è intanto il supporto alle famiglie in termini proprio di aiuto, di sollievo, di dare una mano, no? Infatti questo è importantissimo. La non autosufficienza è individuata come prestazione sociosanitaria, quindi sta in mezzo tra il sanitario e il sociale. Il fatto che la Regione Veneto ha tot milioni a disposizione e la Regione Abruzzo ne ha meno, significa che a livello nazionale non c'è una legge che identifica... C'è una sperequazione, quindi. C'è una sperequazione, quindi... L'ultima locandina in onda, per cortesia della regia, che così intanto i nostri telespettatori leggono le vostre richieste. Quello che noi chiediamo è che ci siano delle regole, così come ci sono nella sanità, che valgono in tutto il territorio nazionale. Chiaro. Quindi, ripristino di un sistema di rivalutazione equo che tuteli il potere d'acquisto delle pensioni, punto 1. Ricostruzione del montante come base di calcolo per chi ha subito il blocco negli anni precedenti, quindi rivalutazione. Sì, certo. Allargamento della platea dei beneficiari della quattordicesima. Separazione della previdenza dall'assistenza, lo state dicendo da anni, da secoli. Taglio delle memoria. Esatto, taglio delle tasse per i pensionati perché le pagano più di tutti, una seria lotta all'evasione, abbiamo parlato, adeguato finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale perché tutti devono avere diritto di curarsi, superamento delle liste d'attesa, l'abolizione dei ticket, qui stiamo parlando anche di ticket pesanti per, soprattutto per gli anziani. Ticket e super ticket. E super ticket, esatto, livelli essenziali di assistenza sanitaria, uguali in tutto il paese, come diceva Abruzzo, Lombardia e che so io, investimenti nella medicina del territorio, nelle cure intermedie e nella domiciliarità, sacrosanto, perché medicina del territorio, ahi noi, è sempre più carente ed è un problema grossissimo. Legge nazionale sulla non autosufficienza per sostenere questi milioni di anziani e le loro famiglie e poi un paniere Istat più rappresentativo dei consumi specifici delle persone anziane. Rivedere quindi il paniere. Servirebbe per la rivalutazione delle pensioni. Adeguata, insomma. E quindi partita della rivalutazione aperta, saremo a vedere se è un'apertura del governo c'è, in che termini o come, perché poi tutto andrà a vedere. Per il momento noi manteniamo il 16 novembre come giornata. 16 novembre giornata di mobilitazione, partenza dal Veneto verso Roma. Certo. Quindi daremo anche le istruzioni per l'uso. E unitariamente con, anche gli altri sindacati. Con i pensionati della CISL e della UIL. Perfetto, quindi questa è la prossima manifestazione. A livello territoriale state organizzando qualcosa? Stiamo organizzando assemblee, volantinaggi, gazebo. Per la raccolta firme. La raccolta firme e anche per spiegare le ragioni per cui andremo a Roma il 16 di novembre. Che sono sempre quelle, magari una volta cambiassero queste benedette ragioni, sarebbe una cosa. Quelli sono i bisogni degli anziani che rappresentiamo. Adesso stiamo chiudendo, ma avete qualche speranza per questo governo cambiato, che ci sia maggior... oppure adesso si parla dei ticket e super ticket, sembra che li vogliano... Non si capisce. Perlomeno. Diciamo che noi abbiamo speranza.
La speranza è l'ultima a morire. No, nel senso che il ministro della salute ha dato speranza. Delle aperture. Ah, beh. Ok. Va bene. Grazie allo CGIL del Veneto, è stato qui con noi. Grazie a voi come sempre di averci seguito. Le sedi sono disponibili sempre per dare le risposte, per fare anche i controlli delle pensioni. Torneremo a parlarvi anche di controlli e adeguamenti delle pensioni. State ben attenti, fate le verifiche perché magari qualche soldo si può anche recuperare. Grazie ancora, buon proseguimento, alla prossima.